Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi andiamo a vedere delle funzioni che reputo utili per il nostro assistente vocale. Mi sono messo qui il mio Echo Dot in modo tale da poterlo utilizzare come cavia e farvi sentire che cosa dirà in merito alle domande che gli faremo. Quante volte capita che siete in casa, dovete uscire e ops, ma dove ho messo il cellulare? Iniziate a chiamare tutte le persone in casa, quindi fate l'appello di tutti i familiari chiedendo dove hanno visto magari il vostro cellulare e puntualmente nessuno lo vede mai. Forse perché è anche colpa vostra o anche colpa mia che a volte lascio il cellulare nei meandri di casa e non lo sento. Ma niente paura, il nostro assistente vocale ci viene in soccorso. Come? Gli basterà chiedere: trova il mio cellulare. Sto chiamando la Alexa sul telefono di Luca. Vedete? Fa una chiamata sul vostro cellulare e naturalmente se avete la suoneria inserita, mi raccomando, non lasciate mai il cellulare con la suoneria disinserita, almeno che non stiate dormendo, per l'amor del cielo. Però, se voi lasciate la suoneria inserita, questa funzione farà sì che il vostro cellulare suonerà e voi potrete seguire la suoneria e trovare finalmente il vostro cellulare. Sta arrivando l'estate! Prepariamoci, i telegiornali cominceranno a bombardarci con: non uscite nelle ore più calde, mangiate frutta fresca, bevete tanta acqua, fate questo, fate quello. Ma se siete stufi di avere sempre i soliti consigli, possiamo chiedere al nostro assistente vocale che cosa è meglio per noi e per la nostra salute, il nostro benessere. Quindi vi basterà chiedergli: dammi consigli salutari per il mio benessere. Ecco una risposta di un utente Alexa Answers che ho tradotto. Per rimanere in salute è necessario seguire una dieta equilibrata, consumare molta acqua. Insomma, inizierà a proporvi tutta una serie di azioni benefiche in modo tale da poter avere un'estate salubre, senza colpi di sole, e poi naturalmente potrete fargli domande anche un po' più nello specifico e inizierà a rispondervi. Se poi avete seguito i consigli che vi dava, magari ne avete preso nota, dovete anche mettere in pratica alcune ricette. Ma come posso fare? Devo andare a sfogliare i libri come una volta? No, assolutamente! Per tutti i felici possessori di Echo, può essere Show o Echo Dot, vi basterà semplicemente chiedere: consigliami una ricetta fresca per l'estate. Certo, posso cercare una ricetta per nome del piatto e per ingredienti. Cosa preferisci? Vorrei cucinare il riso freddo. Ok, per riso freddo ti consiglio riso freddo con tonno, zucchine e limone, da Giallo Zafferano. Quindi come vedete, gli chiedete che avete bisogno di prepararvi qualcosa di fresco, sì, naturalmente dovrete andare un po' più nello specifico, ma secondo me poi quando uscirà la versione con l'intelligenza artificiale, anche se è tutta un po' una polemica se la metteranno a pagamento, non so in quanti la utilizzeranno, ma comunque possiamo sfruttare la skill di Giallo Zafferano ad esempio per poter chiedere riso freddo, che può essere, poi iniziava a dare consigli col tonno, con le zucchine, fare un piatto misto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era un video molto veloce per farvi vedere queste funzioni che nel tempo ho detto, beh sì, secondo me potrebbero essere delle funzioni utili, soprattutto poi con l'avvicinarsi dell'estate, tranne la prima, che quella può essere utile sempre, ogni qualvolta vi dimenticate il cellulare da qualche parte. Bene ragazzi, io direi che anche per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!